audizioni, spettacoli e borse di studio per il gran finale del campus internazionale in danza e in arte. 80 danzatori e danzatrici sono arrivati da scuole di tutta la penisola e stanno condividendo una settimana di studio, formazione e specializzazione nella città di Arezzo. È stata un'edizione vincente, sia dal punto di vista di numeri e anche come qualità di sicuramente anche di professionisti e di numeri di partecipanti, perché abbiamo tanti allievi che vengono da tutta Italia. Sabato 29 luglio lo spettacolo conclusivo nella Sala Vasariana è l'audizione per il CAB collettivo Arezzo Ballet, mentre le prime giornate del campus sono state scandite da lezioni dedicate alle diverse discipline coreutiche, primo appuntamento con la danza moderna e contemporanea. Stiamo lavorando sulla coreografia e allo stesso tempo sulla tecnica, quindi usiamo i passi di danza per poi quella che sarà la presentazione finale dello stage, ma allo stesso tempo utilizziamo questi passi per scoprire quali sono i punti deboli e quindi raffinare e lavorarli a livello tecnico. Ecco. Io cerco di accompagnarle per quello che mi è concesso dal tempo e da loro stesse e cerco di dare i consigli utili e concreti per poter affrontare la professione per chi lo desidera.